Ciao, regina delle notizie. Io sono Papillon. Ho visto che Ladybug e Chat Noir ti hanno negato le risposte che meritavi. Ruba i loro Miraculous e avrai il tuo scoop. Avrò il più alto indice d'ascolto! Allora, chi salviamo? Noi due. Nadia avrebbe fatto di tutto perché la sua trasmissione avesse successo, ma non avrei potuto rispondere alle sue domande indiscrete. È il prezzo del successo, Milady, il prezzo della fama. Siamo due supereroi, non due star. Dobbiamo fare il nostro lavoro, non perdere tempo in TV. Aspetta, non mi va di rincasare così presto. Ti va di fare qualcosa? Andiamo a mangiare un gelato. È una ragazza, non può sbagliare shampoo, quindi dico... La mia intervista sarebbe andata molto meglio. Ma perché non vediamo più mammina in televisione? E dov'è Marinette? Sono sicura che tornerà prima che tu possa dire super ma... Benvenuti alla nuova trasmissione condotta da me, regina delle notizie! Se volete informazione, entro subito in azione! Nadia! Stasera, Ladybug e Chat Noir hanno deluso tutti i loro fan, rifiutando di ammettere il loro amore. Ho preparato qualche test per vedere fino a che punto sono disposti a tenere nascosta la verità. Ospite, Chloé Bourgeois, che a quanto pare è un'amica intima dei nostri due supereroi. Certo che lo sono. Questo prova che non devi credere a ciò che vedi in TV. Allora, cara Chloé, vediamo se davvero puoi contare su di loro come su dei veri amici. Veloce. Se raggiungerà 70 miglia all'ora, potranno dire addio alla loro preziosa amica. Ehi, guarda qua! Gli ascolti sono in aumento! Molti di voi vogliono sapere se i nostri amici supereroi arriveranno in tempo. Sarà la velocità a ucciderla! Ladybug e Chat Noir, siete disposti a intraprendere questo viaggio per salvare la vostra cara Chloé? Ladybug, Chat Noir, vi prego, salvate la mia giacca! Sei pronta a saltare, Milady? E se fosse una trappola, preferirei salirci a modo mio. Ci sono molte linee della metropolitana a Parigi e circa 200 km di rotaie. Se vogliamo arrivare in tempo a salvare Chloé, non credo che abbiamo altra scelta. Ah, perché non ammetti che ami andare in televisione? Non ho paura del palcoscenico, insettina.